Oggi parliamo di target paniche. Brevemente, non niente di straordinario. Cerchiamo di essere più semplici possibile. Intanto, se, di target paniche se ne parla anche forse tante volte a sproposito, ma pochi sanno effettivamente a cosa si riferisce. Il target panic si riferisce per l'appunto, come dice letteralmente la parola, la paura del bersaglio e nasce principalmente nell'ambito della caccia. Il cacciatore di fronte al cervo rimane bloccato e non preme il grilletto del suo fucile. Questo è il sunto di tutto quello che è il target panic. Noi questa sera vedremo soprattutto il target panic per l'arco nudo. Soprattutto per l'arco nudo, per gli archi tradizionali, ma in due situazioni. Ce ne sono molte e non voglio entrare nei meriti della psicologia e di altre cose che magari vedremo più avanti in altri video, secondo le mie esperienze. Certo, non sono un professionista e non lo voglio e non voglio certo prendere il ruolo dei professionisti in questo campo. Però questa sera vedremo soprattutto il target panic per quanto riguarda la mira e per quanto riguarda un po' l'ansia da prestazione. E vedremo come, non dico sconfiggerlo, perché sconfiggerlo sarebbe troppo bello, ma come porvi dei rimedi che effettivamente, a mio modestissimo parere, funzionano e forse sono anche gli unici. Cominciamo col parlare della mira. Normalmente è forse lì che nell'immaginario si forma di più il target panic, no? Non stiamo in mira, non riusciamo a stare in mira, la punta della freccia non riesce a stare nel giallo. Vedremo, anzi, abbiamo già visto effettivamente come riuscire a evitare questo problema di stare nel giallo. Lo eliminiamo il problema di stare nel giallo. Però effettivamente vediamo un po' come funziona, come ci dobbiamo comportare quando abbiamo problemi di questo tipo e soprattutto se non proprio di mira, di rilascio anticipato, ahimè. Il fatto di stare in mira è un eufemismo, non è corretto dire sto in mira. Questo lo possono dire gli olimpici, lo possono dire i compound, dove hanno un sistema di mira e una strategia di mira completamente diversa. Nel tiro arco nudo la strategia di mira è completamente diversa, non si può approcciarsi alla mira come insegnano con l'arco olimpico e con l'arco compound. E molto spesso gli istruttori non sono stati formati adeguatamente per quanto riguarda il stare in mira per quanto riguarda l'arco nudo. E molto spesso capitano questi inconvenienti, cioè il tiratore arco nudo che deve tirare fa tutto quello che deve fare tranquillamente, e cioè tutta la sua tecnica è stata insegnata in modo corretto, quindi tutto funziona in modo corretto, gli allineamenti sono perfetti, ma ahimè quando vado in ancoraggio, succede l'inevitabile. Sono in una buona pretrazione, una buona postura, il peso è equamente distribuito, ma quando parto per andare in ancoraggio, ahimè, succede questo inconveniente. Anche se la tecnica è perfettamente corretta, abbiamo visto che comunque il rilascio è immediato e questo non è mai bene perché non riusciamo a sistemare gli allineamenti.
e non riusciamo a sistemare i contatti, non riusciamo a sistemare tutte quelle cose che sono fondamentali per un corretto tiro. E questo, ahimè, si vede in tutte le linee di tiro. L'arco nudo è al 90% è troppo veloce, e questo è un grosso problema. Molti non ne sono consapevoli, ma questo è target panic, non va assolutamente bene. Nel peggiore dei casi, nel migliore dei casi, non riesco a mirare, non riesco a tenere la punta della freccia nel giallo. Per quanto riguarda la mira, ne abbiamo già parlato in modo molto adeguato, e non vorrei ripassare sopra sul sistema di mira arco nudo, ma vorrei invece parlare proprio di questo, no? Di questo mancato prolungamento dei contatti, mancanza assoluta di contenuti da ancoraggio a rilascio. Vedremo più avanti, quando parleremo di contenuti. Effettivamente dall'ancoraggio al rilascio siamo ancora troppo indietro come strategia, come organizzazione del tiro. Dall'ancoraggio al rilascio praticamente la maggior parte degli arcieri non sa cosa succede, né che strategia adoperare per avere una concatenazione di pensieri e un contenuto, e questo sarà molto ma molto importante, e lo vedremo quando parleremo della sequenza di tiro. Ovviamente questo è un aspetto quasi del tutto mentale. Io non vorrei adesso tirare fuori questa famosa parola che è il target panic, perché questa parola implica un sacco di significati ed è poco sviscerata per quanto riguarda l'arco nudo, perché in questa parola possono esserci mille condizioni che provocano un disagio che attua queste condizioni di rilascio anticipato. Quindi non voglio affrontare questo discorso, perché è un discorso molto complicato, dove addirittura le opinioni sono le più disparate: il target panico non esiste, sono solo balle che hai te, stai in ancoraggio, è semplice, vedrai, basta stare in ancoraggio e tutto funziona, lo devi solo volere. No, sono solo balle clamorose. In effetti io, che ne sono stato oppresso da questo grosso problema di rilascio anticipato, le dita si aprivano all'improvviso senza che io me ne rendessi conto, e mi hanno detto di tutto, e purtroppo c'è troppo pressapochismo sul fatto di minimizzare questo problema, ahimè. Target panic può essere un condizionamento, e questo è difficilissimo da togliere. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare invece, essendo arciere, cosa assolutamente non fare. Io non voglio sentirmi, perché me lo sono sentito dire io, non voglio sentirmi dire: vedrai che ce la fai, stai in ancoraggio, non ci pensare, basta che stai lì e miri e tutto funziona. No, non è assolutamente vero. L'approccio deve essere completamente diverso. Io ho quasi risolto tutti i miei problemi che mi affliggevano con un semplicissimo fattore, che è quello di promuovere dentro me stesso, oltre alla consapevolezza, e anche della consapevolezza abbiamo già parlato, oltre alla consapevolezza, la passione. Questo fattore discriminante che ci frustra, che ci dà molta frustrazione, si vince semplicemente con la passione, con l'amore per questo sport, con il piacere che ci deve dare l'azione.
il piacere che ci deve dare il viaggio. Non è una frase fatta, il viaggio è più importante della meta da raggiungere. Il viaggio ci deve dare passione. Se noi non abbiamo la passione e l'amore per questo, per questa attività, abbiamo una situazione di disagio. E la situazione di disagio comporta una situazione di stress. E la situazione di stress comporta un'abbreviazione dell'attività che stiamo svolgendo, perché il nostro cervello non è stupido e vuole economizzare e vuole togliere lo stress in modo immediato. Quindi siamo al dunque, e questo effettivamente è quello che molti inconsapevolmente ne traggono vantaggio. Sono nella giusta direzione, nel giusto flow. E il flusso giusto è proprio quello di essere sereni e di provare piacere, di avere questa passione che è l'unica cosa che è veramente, veramente importante e che veramente ci fa sorvolare, ci fa scavalcare tutti gli ostacoli. La passione è generata dalla motivazione. È un circolo virtuoso che si deve assolutamente instaurare se vogliamo veramente scavalcare tutti gli ostacoli. Quindi bisogna lavorare su quello che ci dà piacere, sul piacere che comporta l'azione. Quindi non è più l'importante l'impatto della freccia, dove impatterà la freccia, ma il costruire un piacere, costruisce un amore, una passione durante l'azione, non nel fine. Ecco il qui pro quo che nasce nell'attività. Il piacere viene immediatamente, la formazione degli istruttori è anche in questo, no? Il feedback del bene e del male è l'impatto della freccia. Siamo d'accordo che in linea assoluta deve essere così, ma in questo caso, non funziona. Quindi bisogna costruire all'interno di noi stessi, un'azione piacevole, un piacere, una gratificazione, in modo tale che allora sì possiamo costruire una tecnica vincente, ma prima ci deve piacere, deve essere il piacere dell'azione. Con il piacere dell'azione verranno i risultati, non saranno immediati, ma è indispensabile che prima ancora di portare il piacere sul risultato delle frecce, perché quello è effimero, il piacere deve essere nella nostra azione, nel vedere il volo della freccia. Una volta che abbiamo interiorizzato, che godiamo del tiro, allora sì che poi tutto sarà molto 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 più facile. Sì, in effetti lo sappiamo tutti lo sanno, tutti lo dicono, che non bisogna guardare il risultato, che se pensi ai punti i risultati non vengono. È questo, è assolutamente questo, ma per tirare bene, per fare quello che sappiamo fare, perché poi alla fine non è che la costruzione della nostra realtà fa sì che diventiamo dei campioni, no, però al massimo facciamo quello che sappiamo fare. Quindi dall'allenamento alla gara trasportiamo esattamente tutto il nostro bagaglio, ed è questo la cosa più importante, no? E questo è il nostro viaggio, assaporare ogni singolo istante del nostro viaggio, che è il nostro tiro. È questo che deve essere, perché poi il risultato sarà solo una conseguenza di cosa sappiamo fare al meglio, e solo se proviamo piacere nel farlo questo succederà, è inevitabile. In parole povere, cos'è? La tecnica di base è più che sufficiente per ottenere dei buoni risultati. Il problema siamo noi stessi. Quindi, quando siamo in questa posizione,
quando siamo in questa posizione, allineamenti, ancoraggio. Ecco, questo è il momento di percepire gli allineamenti, le catene cinetiche, la bellezza del tiro. Questo deve piacere. Il tiro. Questa è l'informazione essenziale che il nostro corpo deve ricevere. Il piacere di questo sforzo. È un po' come andare in bicicletta in salita, no? Se noi pensiamo, se noi abbiamo disagio a fare fatica, ahimè, non funziona. La bellezza non è arrivare in cima al colle, la bellezza è il percorrerlo, il faticare, il riuscire a gestire la fatica, e una volta arrivati in cima al colle possiamo solo berci una birra e è finito tutto, ma tutto quello che abbiamo costruito è durante il viaggio. La stessa cosa vale per il tiro, quindi noi dobbiamo aiutarci non ad affinare solamente la propriocezione, le sensazioni e tutto quello che ci, questi paroloni che ci raccontano un po' tutto da sentire, da tirare occhi chiusi, tutto bene, tutto perfetto, ma abbiamo ahimè tralasciato la cosa più importante, che non è divertiti, non è, sono tutte frasi fatte, è il nostro piacere, il sentire dentro la pelle che si accappa, i peli che vengono dritti dal piacere del tiro. Dobbiamo lavorare su questo, sul piacere del tiro, sulla passione e sul lavoro. E in effetti questo farà sì che anche che si eliminerà anche l'ansia da gara, si eliminerà del tutto. Perché in effetti stiamo andando a fare qualcosa che ci piace, che ci provoca un bene, e quindi non vediamo l'ora di farlo, e tutto va alla perfezione. E poi l'atteggiamento, il sorriso, questo veramente risolve tutto. Il fatto solamente di sorridere crea veramente uno stato chimico nel nostro corpo favorevole a tutto. Poi parleremo di self talk o visualizzazione, tutte queste cose qua che incrementeranno le nostre possibilità, però il sorriso, credetemi, è la cosa principale, è la cosa che fa veramente il miracolo. E il sorriso, quindi preallineamento, ancoraggio, schiena, lavoro, sento, mi piace, mi deve piacere, non vorrei lasciare dal piacere, e rilascio. Questo vale per tutti gli arti, compreso lo bow, è arco istruttivo, è la stessa identica cosa. Deve scaturire un piacere. Come organizzarci ad avere questo piacere? Beh, piano piano, non è lo faccio e lo attivo, però dobbiamo molto lavorare sulla nostra consapevolezza, su quello che sappiamo fare e soprattutto su quello che scaturisce dal nostro piacere. Deve esserci sempre questo piacere, sia nell'allenamento che nella gara. La gara va più male, vi assicuro, se stiamo concentrati sul risultato. Questo lo potremo fare dopo, quando saremo bravissimi e il piacere verrà da sé. Ma se abbiamo dei problemi, e dobbiamo lavorare su questi problemi, li risolviamo aumentando la piacevolezza del nostro tiro. Senza di questo il nostro cervello rifiuterà sempre e produrrà assoluto disagio. E non riusciremo a risolvere niente. Nessun mettere il clicker, nessun cambiare arco, sarà sempre la stessa identica cosa. Non cambierà mai assolutamente niente. Dobbiamo interiorizzare un piacere. Ci deve piacere stare in mira.
ci deve piacere arrivare in ancoraggio e da questo punto in avanti a e rilasciamo la gioia di aver fatto il gesto tecnico. Allora sì che non avremo problemi a stare in ancoraggio. Perché non avremo problemi a stare in ancoraggio? Perché è il momento più bello. Il momento più bello del tiro non è andare a vedere i punti. È lì che siamo rovinati. Il momento più bello del tiro è dall'ancoraggio al rilascio. Io non vedo l'ora non di andare a vedere il risultato, ma di andare in ancoraggio per assaporare quei 2 secondi in cui avviene il tiro. Ecco. Poi andrò a guardare il risultato. Io vi assicuro che se voi riuscite ad avere questo piacere, il risultato è obbligatorio, sarà solo una questione semplicissima di affinamento della tecnica, che è la cosa, vi assicuro, è la cosa più semplice che esista. Innanzitutto l'affinamento tecnico e lo studio dei fondamentali sono essenziali in tutto questo, però effettivamente non bastano nel nostro sport, che è uno sport di destrezza, non basta assolutamente. Per ottenere risultati ci vuole quel qualcosa in più, e quel qualcosa in più lo dà solamente la passione e il circolo virtuoso che la passione riesce ad autoincrementarsi. Poi in un secondo video andremo più a fondo su queste cose qua, su come allenare specialmente la paglia, questo sistema di autoefficacia, di sorriso e di piacevolezza. Lo dobbiamo allenare tranquillamente la paglia, vedremo con che metodo e come riuscire a farlo. Ok, io per questa sera vi ringrazio di avermi ascoltato, spero di esservi stato utile nelle mie elucubrazioni, però effettivamente guardate che se ci riuscite veramente sarà tutto veramente molto più bello e non avrete più tutte queste frustrazioni inutili sul tiro con l'arco. Ciao. Cosa hai sentito? Diventiamo quello che pensiamo? No. Fabio Volo. Ma che è Fabio Volo? Siamo quello che pensiamo, lo ha detto Buddha. sì, un bel po' di tempo fa. Vabbè, va bene.